in collaborazione con... Ieri abbiamo parlato dei salumi della Val Verde e proprio oggi andiamo a conoscerla più da vicino. Questa valle si estende da Rezzato a Botticino. Andiamo a vedere la nostra scheda. La Val Verde è il territorio pedemontano che si estende tra Rezzato e Botticino. Un paesaggio che, come dice il nome stesso, ha conservato le sue caratteristiche naturali a differenza della campagna pianeggiante intensamente coltivata. Con la macchia boschiva e i pendii dove sono state messe a dimora le vigne, qui si produce il Botticino DOC, il territorio ha resistito all'assalto dell'urbanizzazione. Solo le cave che hanno asportato interi pezzi di montagna hanno lasciato il loro segno indelebile. Per il resto, i rilievi della Val Verde sono uno splendido balcone sulla pianura. Un angolo che merita una visita è il Parco di Bacco, che domina dall'alto Villa Fenaroli. In cima il Colle San Pietro, oggi è aperto al pubblico. Un'imponente scalinata ci conduce all'apice, dove è presente un tempietto di marmo di Botticino dedicato al dio Bacco. Proprio nella zona della Val Verde siamo andati ad incontrare Ludovico Valente. Lui è un apicoltore che ha riscoperto questa attività e la porta avanti con molta passione. Andiamo a conoscerlo più da vicino. Alveari abbiamo? Dare il numero degli alveari oggi è molto difficile perché il numero cambia in funzione purtroppo del periodo dell'anno. Perché in particolare? Per la mortalità che c'è, in primavera gli alveari sono stati decimati dalla mortalità dell'anno precedente, dell'inverno, per cui sono proprio sparuti. Da 10 adesso siamo a 90. Qui siamo nel mio apiario, sotto l'uva di Botticino, e la motivazione di questa scelta è anche quella che voglio convincere i miei amici viticoltori, che le api fanno del bene all'uva, non del male. Le api fanno un vino più dolce, come diceva un mio vecchio amico, perché non impedendo che gli acini rotti da grandine, da uccelli o da altri fattori lascino il liquido dentro negli acini, creino quelle muffe che poi si trasformano in anidride acetica, in acido acetico, e danno un cattivo sapore al vino e costringono i viticoltori a fare dei trattamenti chimici antibotritici. Le api hanno una capacità di orientarsi rispetto al sole, che è il movimento. Io quando porto le api in montagna, loro si fanno la posizione rispetto al sole, escono dall'alveare e tornano dopo aver fatto incetta di nettare o di polline, dove c'è la cassetta. Però nel frattempo il sole si è spostato, ma loro hanno un sistema di calcolo per cui riescono a trovarla. Purtroppo sembra che le onde dei telefoni disturbino un po' questo loro sistema di orientamento e qualcuno non torna a casa. Movimenti lenti. Brava. Schiacci, 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 schiacci. Brava. È buono? Ciao. Buono, sì. Io qui faccio i mieli bresciani, praticamente mi mancano due mieli ai mieli bresciani.
cioè il Tarassaco e il Tiglio, perché non ho, perché il Tarassaco purtroppo è il miele fatto con le cicorie, mm-hmm. che purtroppo gli agricoltori hanno fatto sparire dai campi, e il Tiglio perché non ho ancora trovato un posto dove ci siano dei tigli lontani dalle automobili. E il miele bresciano invece qual è? Ecco, quelli che faccio, escluso questi, sono il miele fiori primaverile, che qui, qui faccio in aprile, la cacia, che lo faccio in maggio, poi mille fiori estivo in giugno qui, e castagno e lampone e mille fiori alta montagna a mezza montagna, mille metri, e il rododendro a 1200. Quello il rododendro a 2000 metri. Quello che ho assaggiato prima che cos'era? Quello che ho assaggiato prima, che stanno facendo in questi giorni, è un miscuglio tra millefiore estivo e castagna. Sono stata coraggiosissima. Bravissima. Però valeva la pena. No? Valeva assolutamente poi, sì. Quanti possono dire di aver assaggiato il miele direttamente con le api intorno che la guardavano e dicevano guardiamo se si comporta bene prima di pungerla. Avevo paura, ma voglio sapere quante volte è stato punto lei? Tante. In media? Ma io le mie 300 punture all'anno le ho. Però so anche che sono terapeutiche. Mi hanno fatto passare i dolori reumatici che avevo acquisito in 20 anni di pesca sotto l'acqua. Perché? Perché? Perché quando andavo a pescare mi davano fastidio i concorrenti intorno. Anche perché mi ritenevo più bravo di loro a pescare, loro venivano sempre addosso a me per prendere il pesce che prendevo io. Io aspettavo che piovesse in modo che loro non c'erano. E le punture d'ape perché? Però purtroppo mi sono. Perché il veleno dell'ape è uno dei farmaci che è compreso nelle, penso ancora oggi, nelle iniezioni antidolorifiche per i dolori reumatici, e è un veleno prelevato dall'ape in Russia, perché qui in Italia non abbiamo questa cultura, e è per quello che fanno, che sono molto dolorose queste iniezioni, però fanno passare i dolori. Capire se sono cattive o meno le api, bisogna far così, non mi saltano addosso, non sono cattive. Anche per oggi questa puntata di 8 in punto si conclude qui. Io vi ricordo che noi saremo dalla settimana prossima a Lonato, ma vi aspetto ancora qui da Rezzato, sempre domani 8 in punto, brescia.tv. In collaborazione con...